Tele amiche e teleamici di Rossini TV, buona serata, buon giovedì sera e benvenuti alla seconda puntata di eh, Insieme a Canestro, la trasmissione focus dedicata alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sulle frequenze 633 di Rossini TV. Ricordo, come al solito, che la nostra puntata è visibile anche in diretta sulla nostra piattaforma internet rossinitv.it e sul nostro canale eh, Facebook. E volevo anche rammentare che abbiamo attivato un numero di Whatsapp che vedete in sovraimpressione il 346 36 73 780. Che permette ai tifosi, agli appassionati che ci seguono di interagire con suggerimenti, commenti e domande agli ospiti che si avvicenderanno in studio. Prima della presentazione degli ospiti, volevo ricordare un grande amico d'infanzia, anzi un grande amico di una vita, animatore del quartiere di Cristo Re, un grande sportivo appassionato di tutti gli sport e tifoso di tutte le squadre pesaresi, membro del gruppo antico Baluardo, l'avvocato Fabio Renzi, che ci ha improvvisamente lasciato martedì pomeriggio, lasciando un vuoto incolmabile nella nostra città. Amato in ogni quartiere, una calamita capace di attrarre tutti senza alcuna distinzione, una fonte inesauribile di attività aggregative in un periodo storico in cui domina il pensiero contrario, sempre in prima linea nell'impegno sociale e caritativo, un indimenticabile sostenitore della VL, sempre vicinissimo alla società dai tempi del vecchio hangar, Promotore di tante edizioni dell'Old Stargame con tantissimi personaggi di primissimo piano del mondo dello sport. Ciao Fabio, ci mancherai, ci mancherà la tua bontà e l'affetto smisurato che nutrivi per ognuno di noi. Riposa in pace, puntone. Ci piaceva cominciare con questo bellissimo ricordo di Fabio prima di passare alla presentazione degli illustrissimi ospiti di questa seconda puntata. Abbiamo con noi. Walter Magnifico, brand ambassador della Victoria Libertas Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, mito vivente del basket pesarese, io eh, lascerei così perché tanto non ha bisogno di presentazioni. Buonasera a tutti, buonasera, ciao Marco. Marco Filippoviti, ala ungherese, Udvizollek a Rossini Televisio, Studio Ban, Marco. E' questo. E Michele Zavagnini, giornalista, opinionista e telecronista di RTV San Marino. Buonasera, buon basket a tutti. Grazie. Poi, di poi essere... ci traduce quello che vi siete detti <ride> in ungherese? Perché ci è sfuggito qualcosa. Sono felice anche di salutare le tantissime persone che hanno seguito il nostro debutto la settimana scorsa anche da Fuori Regione. Ricordo che Rossini TV ha un segnale in tutta la Regione Marche, ma eh, grazie alle piattaforme social e, e internet, moltissimi ci hanno scritto facendoci complimenti anche da Fuori Regione. Quindi, amiche e amici legatissimi a Pesaro, ma anche alla Vittoria Libertas Pesaro, che ci hanno fatto pervenire il loro calore, il loro sostegno perfino dalla Sardegna, abbiamo avuto i nostri complimenti e questo ci lusingano un poco. Michele la scorsa settimana eh, ti abbiamo menzionato, quindi è presente in spirito in qui tra noi, virtuale. esatto. Quale ultimo conduttore di una trasmissione dedicata alla VL 30 anni fa a Antenna 3? Esattamente. Ecco, se ci Dopo 30 anni torni dall'altra parte della barricata, <ride> sì, sì. come ma, ti senti insomma? Ma, molto bene, soprattutto mi fa un grande piacere avere di nuovo una televisione pesarese a Pesaro che possa parlare di basket. Eh, fu una trasmissione che fu uno speciale playoff, eh, playoff 1989, quelli poi tragicamente finiti con la monetina che Walter ricorda bene, una trasmissione che si chiamava Sotto Canestro. E che aveva come ospiti nell'ultima puntata il qui presente Walter Magnifico e il coach, è coach Valerio Bianchi. Quindi, è come il pomodoro. Come il pomodoro, C'è sempre beh, voglio dire, fa parte di una, delle legend esatto. della LBA. Per cui, voglio dire, veramente abbiamo un grande onore di avere Walter qua, che è primatista. Non so, minuti giocati nei playoff, punti segnati, bla. cioè, c'è una, una lista di numeri che fa veramente impressione. Sì è veramente un privilegio averlo a Pesano, Ecco, raccontaci sicuro. allora di quella trasmissione, cos'era per, per i più giovani che non era, se la ricordano. Fu una trasmissione che fu inaugurata durante l'inizio dei play-off, nell'89, arrivamo alla semifinale purtroppo, perché ci fu il famoso discorso della monetina, sì. e invitavamo ogni volta, eh, quasi sempre, Valerio Bianchini, e poi un giocatore a rotazione, appunto. Nell'ultima puntata ci fu... Eh, Walter Magnifico era una trasmissione ovviamente tra l'altro in diretta con i telefoni aperti insomma eh, bella molto seguita ovviamente poi purtroppo eh, Antenna 3 sia televisione che radio di lì a pochi mesi eh, furono eh, acquisiti da Galassia TV che ha preso anche tutti i filmati che era una televisione anconetana dove io poi andai a, a fare le telecronache. purtroppo fu l'ultima televisione pesarese sul territorio pesarese, proprio nella comune di Pesaro, eh, che poteva parlare e far vedere le partite dell'allora Scavolini Basket e, e ripeto ancora è una bella cosa che sia nata un'altra televisione nel comune pesarese e, la, e voi la rappresentate assolutamente degnamente Benissimo, detto da te ci fa un immenso piacere Ma è, Michele. È, la verità, sì. è la verità si sarebbe dovuta fare un'altra trasmissione l'ultima, assolutamente <ride> sì invitando Meneghin magari <ride> Meneghin con un vistoso <ride> cerotto sulla testa tra <ride> l'altro comunque no? vi racconto questo a proposito di Meneghin durante il lockdown come Senza Giacca abbiamo intervistato tantissimi personaggi del mondo del basket, Pozzecco, Sacchetti e adesso mi, me ne sfuggono altri, Gracis, eh, tutti molto disponibili, Marzorati, Antonello Riva. Ho contattato anche Dino Meneghin, il quale non ce ne voglia, ma Candidamente ha confessato che lui a Pesaro non si sente a suo agio e preferisce non partecipare a Guarda, aggiungo, programmi sì. locali. Ti aggiungo questo: Dino Meneghin aveva avuto sempre un po' di timore a venire giù perché aveva paura, che poi il pubblico sì. pesarese è talmente urbano e civile che non sarebbe successo niente. Infatti, è Ma venuto figura. altre volte sì. e non è successo niente. Non solo. C'è questo piccolo aneddoto: suo figlio Andrea Meneghin, che è un commentatore di spalla eh, delle partite di basket quando venne la prima volta a fare la spalla a una partita di, diretta della, a quel tempo non so se era consulta OVL ebbe un, un po' di timore, come dice: mi succede niente, vengo tranquillo. Figuriamoci. Addirittura fu accolto anche <ride> esatto. con degli applausi. e La gente gli fece i selfie sì, figuriamoci. Ovviamente Pesaro eh, ricorda, ma dimentica, ma soprattutto è una città che perdona perché è molto civile. Esatto. Sì, ma poi permettetemi di spezzare una lancia eh, a favore di Dino Menegheri, che al di là di quell'episodio che chiaramente ci si coinvolge direttamente. Ma Dino è un grande, è, una, è stato un grandissimo. Atleta, un grandissimo giocatore, ma una anche una grandissima persona. Certo. Ho avuto modo di conoscerlo molto più diciamo, intensamente, molto più anche fuori dal campo di gioco. È una, è una grande persona. Avrà avuto paura sì. di Sono essere messo in pasta ai tifosi, no. eccetera. Sono d'accordo, tra l'altro, lui, sì. poi in un libro biografico che scrisse alcuni anni dopo, so che effettivamente eh, voleva solo far pagare un malcostume, diceva in alcuni campi. Tirano le bottiglie, tirano i, le monete, sputano, eccetera. Vol ho voluto farla pagare una volta per tutte. Purtroppo c'è stata di mezzo peso. Esatto, esatto. Walter, tu ti ho presentato come brand ambassador. Sei tornato all'Ovile dopo diversi anni. Ti ha convinto più uno. Il progetto ambizioso del consorzio. Due. Ti ha sfinito Ario desideroso di ricomporre la coppia d'oro degli anni tricolori, e alla fine hai ceduto le sue insistenze. Tre l'opportunità di dare il tuo apporto di esperienza al settore giovanile. Ma diciamo che le, 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 la seconda e la terza è, motivazione è, sono quelle giu, fra, fra, fra quelle giuste. La prima, sulla prima eh, non è. Io non ho deciso di tornare su, chiaramente su, su avuti dopo colloqui avuti con Ario, non ho deciso perché ho visto che c'era il progetto, c'era il programma. Io avrei ehm, diciamo, avevo già deciso di tornare, parlando prima con Ario, prima della decisione eh, che poi il Consorzio prese di, di programmare, di, tornare in serie, di, di mantenere la Serie A e di fare grandi cose, diciamo di rimpostare un certo tipo di programma, perché non era una mia. In un certo senso per farvi capire che io sarei anche tornato in una situazione di. diciamo per come si era evoluta la situazione di prima magari in A2 perché eh, se venivano confermati promozioni e retrocessioni avremmo dovuto a giocare in A2 diciamo, a prescindere sì. cioè, proprio per, per avvicinarmi di nuovo e far coppia di nuovo con Ario con tutti gli altri co collaboratori per eh, permettere in quel caso lì la ripresa eh, partendo da un punto diciamo diverso da quello attuale eh, la ripresa della VL. oggi invece Grazie allo sforzo dei consorziati e di tutti noi, stiamo cercando già, stiamo già vivendo delle buone soddisfazioni, tanto meglio. Perfetto. Scopriamo Marco Filipovic, 24 anni, 2 metri e 3, ala ungherese. Nasce il 30 luglio 1996 a Kaposchwar. Intanto facciamo chiarezza sulla pronuncia: lo speaker ti chiama Filipovic, la pronuncia ungherese è Fili Filipovic. Let's make clear the pronunciation. Il speaker ti chiama in the Arena Filipovic, ma in Hungarian you say? It's Filipovic. And either way is good. Either way, yeah. quindi alla stessa maniera: quindi l'accento sulla O. Sulla I. Filipovic. Ah, Filipovic sulla I. Sulla seconda I. Sulla prima, Filipovic. Ah, ok. Yeah, Filipovic. Filipovic, Filipovic is from Croatia. Filipovic okay. è in croato. Mio padre è croato e non abbiamo quelle lettere in ungherese e per questo è cambiato, ma non importa ormai, sono abituato. Ok, e Repesha come ti chiama? And Repesha, how does he call you? Marco. 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 <ride> e tuo padre ha giocato per Repesha. Non è che Repesha ti ha voluto perché è amico di tuo padre? Did Repesha want you because he is friend of your father? Perché tuo padre ha giocato con il Sì, non saprei. Giocò con lui ma 20 anni fa, ma non so se sia per questo il motivo. I'm sure if that's right. <laughs> Marco, after 12 dopo 12, after 12 games, uh, 6 partite, 6, 6 in Eurocup e 6 in Champions, Champions League, cosa ne pensi del campionato italiano? Italian League ho giocato. Ho giocato contro squadre italiane un paio di partite nelle competizioni europee, prima di venire qui, contro Brindisi la scorsa stagione e anche contro Varese. La qualità del gioco ed il livello sono buoni. E rispetto all'Ungheria, il livello fisico è differente e il gioco è più veloce. Marco è esploso nell'Alba Fervar, poi è andato alla Falco Sombatei, dove nelle coppe europee appunto, si è incrociato con diverse squadre italiane, tra sì. l'altro lasciando una bellissima impressione. Walter, Marco avrebbe giocato nella tua VL? Sono cambiati. <ride> è passato talmente tanto tempo che avrebbe giocato benissimo con l'atletismo che ha. Sì. Avrebbe corso il campo il doppio al posto a di velocità km. doppia di rispetto alla nostra. Lo no, zampo, non me lo toccate <ride> per favore, <ride> non vi potete toccare nessuno. <ride> nessuno. <ride> cioè, faccio fatica adesso a dire al posto di chi, però è chiaro che con le sue caratteristiche sì. avrebbe fatto comodo. <ride> ecco, io volevo anche ricordare le statistiche di Marco Filipovic. Che in queste sei giornate ha messo 13,2 punti di media, un ottimo bottino, 7 rimbalzi a partita 63,6% da due, 38 2, 38,2 da 3, 66,7 nei liberi, e la sua, il suo exploit è stato contro uh, Venezia. 23 punti. Michele, sei d'accordo che ha una versatilità sia da tre che da quattro? Una versatilità straordinaria, ci è stato presentato come quattro, secondo me più tre, però voglio dire, si temeva che non andasse sotto canestro a prendere rimbalzi, invece ne prendi sette addirittura, è uno dei principali rimbazzisti del campionato, nonostante sì. sia di ruolo. Forse gli manca un pochino il gioco spalle a canestro, che è quello che magari Reppe già pretendeva un po' di più, però è un giocatore che soprattutto ha gli attributi, perché nelle partite poi ha messo i, le triple cruciali, quindi è un giocatore che non ha assolutamente paura di giocare e di buttarsi nella mischia nei momenti che contano. E questo è un valore aggiunto assoluto. Devo confessare che eh, le prime partite avevamo, avevo personalmente storto un po' la bocca, adesso ne sono assolutamente innamorato, perché è un giocatore preziosissimo per la VL di quest'anno. Perfetto. Marco, come ti trovi qui a Pesaro? Come ti senti qui a Pesaro? Hai appena arrivato un paio di mesi fa. Sono qui da un paio di mesi, sto scoprendo la città, facciamo lunghe passeggiate in spiaggia, andiamo in centro a gustarci le caffè, mi piace molto la città. Beh, a Pesaro c'è le mare e questo mi piace molto. Alcuni giorni fa ti ho visto passeggiare al porto con il lecane. Come dog? si chiama il lecane e di che razza è? È un okay. barboncino e si chiama Milo. And vive con me e con la mia ragazza. And let's parliamo adesso anche della fidanzata perché tra l'altro l'abbiamo vista... È una pallavolista. È una pallavolistica, si chiama Genesis Anais Miranda Rosario, è portoricana. È da Puerto Rico, giusto? Right? Uh, e gioca a volleyball. Dove l'hai conosciuta? Uh, 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 Giocava in Ungheria. Appena finito il college, ci siamo incontrati a Budapest, um, la capitale dell'Ungheria. Abbiamo cominciato and a and frequentarci, a uscire insieme a cena. Ormai sono due anni e mezzo che stiamo insieme. C'è possibilità di vederla giocare in qualche squadra di volley qui in Italia? C'è possibilità di vederla giocare in qualche squadra qui in Italia? Vedremo, ne sarei molto felice. Ci stiamo lavorando su questo. Okay. E Marco, ieri sera abbiamo tutti visto la partita di calcio Ferencvaros-Juventus alla Gruppa Marena, era pieno di... Spettatori, perché lì non c'è una limitazione, e perché il tuo primo ministro Viktor Orban ha deciso di fare giocare con il pubblico e, e come ti senti invece qui a giocare senza pubblico? Yesterday evening we all watched the football game Ferenc Varos Juventus on television with attendance, there were more than 20.000 uh, spettatori. Your Prime Minister Viktor Orban allowed the people to get in the stadium and uh, here in Italy we have no public and we play with closed doors. How do you feel playing without uh, fans, without supporters? Uh, when they stopped the season last, last year, in March, we, before that we played closed doors and there was no any league until, until June. When they stopped the season, in March we played a closed doors and there was no any league until June. Adesso che tutto è ripartito, è di nuovo pieno, specialmente il calcio, che sono spettatori sia per il basket e soprattutto allo stadio. 20.000 sono un buon numero, considerando che si tratta di una partita di Champions League. È un'ottima decisione e i tifosi sono molto contenti. Qual è la tua squadra preferita? Il Non guardo il mio But knows. Non guardo molti le calcio, ma tutti conoscono Vai, il Ferenc Varos e se devo scegliere, scelgo loro. Veniamo all'attualità. All eh, prego la regia, intanto, di mandare in onda gli highlights della partita di domenica contro Cremona e andiamo a commentarla <coughs> con i nostri ospiti. Walter, ma, eh, Eurosport ha giocato uno scherzetto, dolcetto scherzetto, si può proprio dire, eh, perché ha lasciato tutti eh sì, a bocca, bocca aperta, aperta, un oscuramento durante sì. l'overtime, per far vedere cosa? Il riscaldamento di Brindisi. Sì, sì. Avete protestato? Beh, protestato. Hanno, beh, hanno, protestato eh, hanno ammesso questo errore tecnico, questo, diciamo, in, eh, inconveniente. inconveniente tecnico eh protesta più di tanto non si può, non si può dire è chiaro che mi sembra di essere tornato ai tempi in cui mamma Rai quando c'era il supplementare <ride> pensavo che le partita, no, e, e dava la pubblicità è stato un peccato enorme al di là esatto. per i nostri tifosi anche per poi la partita l'abbiamo vinta quindi dopo tanti mesi non vedere mamma i minuti finali sì, sì. Già, già drammatici come, <ride> E <ride> dobbiamo <Deveva> ringraziare Tyler. <ride> Vediamo Deve se fanno subito. come Eleven Sports con la Serie C, se magari regalano una partita eh, per scusarsi dell'inconveniente. <ride> E un Forse non si aspettavano Marco nemmeno loro i supplementari, avevano un timing per cui diciamo, sicuro, a quel però, minuto sì, si passa però, Brindisi però, piuttosto che far vedere il riscaldamento oh, di che, Brindisi esatto. posso capire se la partita era cominciata. Mm. Allora, però, però un errore per così. Che non è il calcio, ragazzi! Che sai che dopo 90 minuti finisce qui, è quasi no, non è come il tennis o la pallavolo, che sai quando cominci che non sai quando eh, finisci. Sì, però. Sì, sì. Almeno un overtime di, di recupero lo dovevano considerare. Assolutamente. Tutti e tre, una veloce analisi, partiamo da Michele, sulle dichiarazioni di Repesh a Portspartita. Eravamo lì insieme e ci hanno un po' sbalordito di la verità. Ci hanno un po' sbalordito, però sono un déjà vu nel senso che sì. Repesh è un po' da, dalla supercoppa, dalla bolla di Olbia che confessa che vorrebbe un altro giocatore nel ruolo di 5 a dare una mano a Tyler Kane perché sì. dice basta che Kane abbia un raffreddore, purtroppo in quel ruolo lì fatico nella partita di domenica scorsa, nei quattro minuti scarsi in cui eh, Tyler è stato seduto eh, ha cominciato la rimonta alla squadra di Cremone, insomma si vede che non abbiamo giocatori che possano sostituirlo, lo capisco anche perché Reppi è un allenatore ambizioso e ovviamente vorrebbe un roster completo, Fatto, fatto salvo il fatto che la VL ovviamente non naviga nell'oro. Però immagino che la sua pretesa possa essere legittima, e da quello che ho capito Ario Costa nelle dichiarazioni eh, di martedì eh, abbia lasciato una porta aperta da questo punto di vista. Eh, sarebbe un, eh, una chiusura del cerchio perfetta, perché la VL quest'anno è una, squadra vera, eh, una sì. squadra vera. Mi sembra Conte Michele, quando invocava tutto l'anno Vidal. Sì. Alla fine è sfinito, gliela gliel'ha preso lì. Vabbè, Conte diciamo che chiede un giocatore ogni volta che perde, no? Diciamo, cioè, Zang teme la sconfitta. Non tanto per i punti Quanto che mancano, per ma per il fatto Conte. che c'è il Conte cosa mi chiede, qualcosa del genere. Marco, we parlando della about the of coach Repesa after the game versus Cremona. What do you think about? about the game? About delle di Coach Repeja. Forse non forse non, no, non lo so. Non lo so. Non ho visto Le dichiarazioni non le ho viste. Coach uh, Repesa chiede sempre un'alternativa un uh, a Kane, un altro giocatore. Per Kane nel Per aiutare Kane from the bench. un altro giocatore, know. Oh, per aiutare quando Tyler va uh, sul bench. Oh. Non lo so, ma Tyler, and the, and Tyler ha giocato una partita incredibile. Tyler ha giocato una partita incredibile, a rimbalzo e specialmente alla fine della partita e nelle supplementare. È stato fondamentale per noi. Repesa voleva semplicemente dire che Kane non può giocare 40 minuti. Nessuno può giocare 40 minuti oggi in questa maniera. Tutti hanno bisogno di riposare per un po' durante la partita. Io, io devo dire una cosa, intanto sì. Michele hai detto che nel momento in cui Tyler era da di panchina, abbiamo subito no, la rimonta, allora potevo capire questo, cioè potevo accettare questo, se avessero fatto 5-6 canestri eh, da sotto, mancando la nostra fisicità sotto sì, canestro no. cioè, Hanno cominciato a segnare da fuori, da tre punti, e quindi, quindi non è stato una mancanza. Un, diciamo, una mancanza, la mancanza di Tyler che, che è stata sfruttata no, dagli avversari Gocando sotto, a giocare qualcosina sotto, sotto un fatto. Diciamo è stata una coincidenza. Da, allora, dai, una coincidenza, coincidenza. Diciamo, più che un motivo tecnico io, ci per, ci io, sta, sta. io personalmente ho una grandissima fiducia di questa squadra, di tutti questi così giocatori. Com così com'è. Ho una grandissima fiducia, può soltanto crescere, può soltanto migliorare, sotto la guida del coach alla grande. Poi siamo tutti d'accordo che avere un giocatore in più o un giocatore in meno. Uh, Repesa, Coach Repesa fece una dichiarazione proprio all'inizio dell'anno facendo riferimento a Messina che ha 15 giocatori e vorrebbe il quindi Siamo d'accordo che poi la squadra può essere completata certo, nel migliore certo. dei modi. Eh, però, chiaramente possiamo, ved vediamo e vedremo, eh, il presidente Ario tiene la porta aperta nel senso che siamo tutti se tutti c'è la, la possibilità si può anche fare un passo. Però. Walter, la confusione di Cremona sui tamponi, una battuta... <ride> La battuta è eh. che la situazione sta diventando così difficile e tragica in senso generale e che bisogna misurare bene tutte le parole e le dichiarazioni che, che fanno. Probabilmente il coach Galbiati eh, nel post partita era agitato, era eh, agitato sì, capisco, sì, era agitato, la seconda sì, sì. partita che in quelle condizioni perdono sì. perno supplementare, dopo sì. aver giocato e battagliato tanto, si è lasciato scappare quella dichiarazione, lì, però poi è stato corretto dalla società, ricorretto da Portalupi con la dichiarazione di oggi. Insomma, bisogna essere un po' più equilibrati e calmi sì. perché la situazione è delicata. Marco, ti ricordi quando abbiamo intervistato a Galbiati eh, sul campo, sull'arena, certo. eh, quando ha detto stiamo tutti male, abbiamo tutti la febbre, abbiamo tutti i brividi, abbiamo sì, sì. fatto tutti un passo indietro. <ride> esatto, <ride> sì, sì. tutti un arretramento, <ride> quasi fossimo un plotone. Sì, sì, esatto. Sì. Marco, lo sapevi che la vittoria in casa mancava da 19 mesi, esattamente dal marzo 2018 contro Vellino. Marco, did you know that uh, your team uh, did not win uh, from uh, March 2018? 29. Home. Uh, 19. 19, sorry. Yes, I heard. I heard that home. <laughs> Finally, abbiamo you have a home win, that, that was problema, perché because we always wanted to sì, ho sentito. Finalmente tutti volevano vincere e sappiamo che in casa dovrebbe essere più facile ed insomma siamo contenti. And, eh, durante l'intervallo ho, ho avuto modo di intervistare il patron Beretta e gli ho chiesto allora le pizze saranno quasi pronte. E lui mi ha, de mi ha detto sì sì, dai non, non vi preoccupate, non so se l'avete vista l'intervista, non vi preoccupate e al massimo gliele porto da sporto visto che... Non è possibile andare a mangiare tutti insieme, l'abbiamo data quasi per scontata, poi in un baleno siamo passati da più 21 a meno 2 e qualcuno in tribuna stampa dei, dei nostri colleghi, non, non faccio i nomi ma mi puoi, te lo immaginare. puoi immaginare, ha iniziato a bacchettarmi. Io penso che mi sono trasformato nel più grosso grande degli ultra. I due liberi di Kane mi sono girato per non guardare. <ride> e Ho passato l'overtime in balaustra, che neanche Marco Piccoli. <ride> Ai tempi d'oro. Esatto. Ma sta pizza ve l'ha portata, oppure aspetta tempi migliori per portarvi al ristorante? Il eh, patron Beretta, the the owner sponsor. of uh, the sponsor, yes. Yeah. Promised during half time. To invite you for dinner or to bring you a pizza because of the winner uh, of the winning uh, of the game. Did he, kept, did he kept the promise or not? I didn't see any pizza yet. <laughs> <laughs> non l'ha vista la pizza. <laughs> <laughs> not yet. Not yet. But do you like pizza? Yes, everybody likes pizza. Okay. But pasta? Yes. But not Ma pizza. Non, hut. Non, è, non, è, non pensare che la pizza si mangia solo in Italia. Eh, lo so, però, qui un sì, sì, un eh, è un'altra cosa. un'altra cosa. Un cosa. cosa. Parliamo di un'altra no, cosa. Parliamo di un'altra cosa. No, cosa. Ve lo posso confermare per le mie. Tu sei stato in Ungheria. Tante volte. <ride> tante volte. La stessa domanda che ho posto l'altra volta agli altri ospiti. I top e i flop di queste prime sei eh, giornate. Ovviamente diamo un voto ai giocatori. Marco non partecipa perché è troppo coinvolto. Michele. Il top Tyler Kane? Tu stai parlando dei giocatori della Wild. Well. Certo. Tyler Keynes senza dubbio, anche se sapevamo che era un grandissimo. E, e, I flop mi sembrerebbe anche troppo facile dire Drell. Ma è un Adrel. flop che si protrae da più di un sì. anno. Siamo tutti in attesa che esploda. Magari una volta succederà, sì. saremo lì a festeggiare. Anche di Balotelli si diceva così. Bravo. <ride> <ride> Questo non mi dà grande fiducia <ride> per il futuro. Walter. Sì, come top certamente, Tyler. E permettimi di non individuare, di non indicare assolutamente nessun flop né in Drell né nessun altro. Perché Beh, però insomma, io il primo sono i dirigente, io sono un giornalista, io posso sì, dirlo. assolutamente tu, no. Per me. Sono tutti al top. Walter, ma i ritmi ah, di allenamento di Depes li avresti retti tu quando giocavi o.? Hai avuto di È difficile di perché comunque noi abbiamo avuto allenatori che all'epoca erano come i repesa di oggi, quindi non è che si andava in campo e si faceva la partitella e via. Cioè, anche all'epoca c'erano i ritmi per quello che era il nostro atletismo, per quella che era la nostra preparazione atletica che ci facevano fare, il nostro sviluppo fisico. Adesso è molto più eh, specializzato, diciamo, la parte atletica è molto più, è molto più curata. Eh, eh, un po' oltre al basket, un po' tutti gli altri sport si sono diciamo indirizzati verso un maggiore atletismo. Eh, e quindi non ti posso dire se avrei retto un allenamento di che o no, Insomma, reggevamo quelli di Bianchini, di Bucci. Esatto. Di Messina eh. Sì, certo, noi ci siamo si di Caia. Che ho retto un anno di Caia quando avevo 37 anni. <ride> non È facile. Ci stiamo, Michele, facendo prendere dell'entusiasmo, erano anni, francamente. Sì, sì, che non ce sì. ne vogliano gli ex coach che sono passati sì, su quella panchina. Perso, ma sì. ci sembra tutto fantastico. Ci sembra tutto fantastico esatto. Devo dire, a proposito, per cancermi al discorso che ha fatto Walter: tu guardi una partita di 25-30 anni fa, è una partita di oggi. Adesso ci sono giocatori culturisti, si sì. gioca ai 2000 all'ora. Però se vuoi vedere la tecnica devi vedere le partite di quanto giocava l'altra. Cioè, ci sono delle partite che tecnicamente non hanno quasi niente, ci sono giocatori che si buttano dentro, schiacciano, ma non è tecnica quella sì. voilà là. Un Julius Irving non è più nato. No, non è più nato. <ride> Dopo ci sono dei giocatori come, non so, eh, Carlos Delfino, Filloi, eh, Teodosic, eh, eh, Rodriguez di Milano che ancora la tecnica ce l'hanno e di fatti sono un sollucro per chi sì. ama il basket, no? però sono pochi. Una volta erano tecnici tutti. La loro squadra dello scudetto, Grazzi, Zampolini, magnifico, Costa, Day, Cook, erano uno spettacolo vederli tutti dal punto di vista tecnico, i movimenti, il palleggio, tutto, l'idea di basket. Adesso spesso si vedono delle dei 100 metri, esatto. cioè non è sempre basket, sì. e oh, allora quanto Poi, capita quello tecnico ti diverti. Ti diverti, esatto. Al di là che una volta si diceva sei alto, giochi a basket, cioè il basket era individuato soltanto come altezza, diciamo, no? come tipologia di, di giocatore, di ragazzi, adesso invece si è sviluppato anche in larghezza perché, come dice tu, c'è <ride> gente che poteva giocare a football americano. Noi, da questo punto di vista, siamo fortunatissimi di avere un coach come Repesa qui. A peso, soprattutto loro, Marco e tutti i suoi, e tutto il resto della squadra, Perché dal punto di vista tecnico io ai primi allenamenti che ho assistito veramente sono rimasto sorpreso per la precisione della cura dei dettagli nella, nella trasmissione diciamo, nello spiegare i dettagli Quindi, Fantastico. e questo è un valore aggiunto veramente grandissimo certo. che può fare diciamo aggiungere alla fisicità dei ragazzi di oggi, dei giocatori di oggi, anche quelle qualità tecniche, il miglioramento di qualità tecniche che li possono portare veramente a crescere in maniera importante. Poi il già riesce, Marco, a creare un clima straordinario. Ho visto un pezzo di allenamento venerdì, se non sbaglio, e c'è Tambone che esce tardi da un blocco e, e Robinson gli fa una tripla in faccia, e Jasmine Rappi già chiama Tambone a sé. Senza di niente gli dà uno scupazzo per dire alla pesarese. Tutti a ridere, sì. compreso Tambone. Questo fa capire il clima, il clima. che c'è in questo momento sì. durante gli allenamenti, no? Esatto. esatto. Penso che lo possa testimoniare anche Marco della cura del dettaglio che ha il coach. Questo possiamo, sì. può essere, diciamo, una, Marco, una we are domanda talking per Marco. Talking lui. about uh, the accuracy of coach uh, Repeja during training session and, ovviamente, during the match. Do you confirm our vision? Yes, I can confirm. He wants every on Sì, posso confermare. Pure, ogni singolo dettaglio. Se si assiste agli allenamenti non si nota, ma poi in partita è molto importante e vuole essere sicuro che si mettano in pratica. Conferma in effetti quello che stavamo dicendo. Marco, domenica 8 novembre alle 20.45 arriva Varese. On Sunday, next game versus Varese at 8:45 pm. Do you know the opponents? Not really. I know Scola. Everybody him, I think. Uh, Non molto. Conosco Scola, come penso chiunque. Proveremo a vincere sfruttando il fattore campo. Non deve interessarci nient'altro. Ehi Michele, un tuo giudizio tecnico su Varese, il prossimo avversario, poi anche da Walter. Ma è una squadra che bisogna eh, valutarla nell'era eh, ante-Caia e post-Caia. Tu sai che Caia è stato tagliato dopo il 5 aprile, in modo abbastanza. non si era capito, perché. Non era capito sì. perché. Al suo posto è stato chiamato Bulleri, che nel frattempo si era casato in A2 e se non sbaglio a Mantova. Eh, la squadra ha cambiato molto il modo di giocare: si vede che c'è molta meno tigna, molto meno cura dei particolari, che era la, la, la caratteristica principale delle squadre di Caia. Eh, hanno avuto un po' di sfortuna, hanno perso Ferrero, che probabilmente non ci sarà nemmeno domenica. e eh, In più, la squadra si sta affidando in modo totale a Cai, a, Kaia, a ah. scuola, ah. Che, non, che, che va bene e non va bene, nel senso che è, è il del campionato. Il problema è che tutti gli altri giocatori si sono visti sottrarre, sì. sottrarre tiri. Sta giocando molto bene Strautins, eh, tra l'altro, l'unica un squadra che ha due lettoni in squadra: Strautins e Jakovic. Eh, il playmaker Douglas è partito bene e sta calando molto. Eh, è una squadra che arriva a Pesaro non in condizioni ottimali. e eh, La Welle deve essere brava a sfruttare queste, queste condizioni, insomma. Walter? Sì, ma assolutamente hai fatto un'analisi chiarissima di quella che, che corrisponde anche, al mio pensiero, <ride> perché in effetti. In effetti eh, la, la, le abitudini, la tipologia di allenamento, l'impostazione di allenamento di squadra, di mentalità che da CAIA è difficile anche trovarle in altri allenatori. Adesso magari il Bullos il Bulleri eh, sta eh, diciamo, riassestando a, a seconda delle proprie idee di gioco e quindi la squadra può aver accusato questo, questo cambiamento. Sono d'accordo che si stanno, vedendo le partite, si stanno appoggiando molto. Su scuola, che però che è un fenomeno, naturalmente, un grande campione. Che però. Eh, 41 eh, anni. Se andiamo nel dettaglio, in fase offensiva è super. In fase difensiva, facilmente attaccabile. Quindi, paga da una parte quello che. È il buffon della, è della serie A di basket. Sì, assolutamente. Eh, Solo che Stroud... Buffon gioca una partita ogni 5 qui <ride> <ride> invece scuola. che <ride> gioca 40, 40, 40 minuti tanto. Quindi, non è, non è facile. Stroutins, eh, pericolosissimo. Sì, non arrivano a peso in un, momento, in un gran momento, no, ma proprio per sì. questo sono pericolosi. All'orecchia, come si dice a Pesaro. L'avete letto il messaggio di Ettore Messina al basket no, internazionale? Sì, assolutamente. Sì. Lo riassumo per i nostri ascoltatori. E lui, da appassionato tifoso del nostro sport, chiede ai leader, ovviamente delle varie leghe internazionali e delle varie federazioni internazionali, di mettere da parte le differenti opinioni che li hanno divisi nel recente passato e nell'interesse del basket e dei suoi tifosi, sedersi attorno ad un tavolo, non abbandonarlo fino a che non viene identificata una soluzione comune. Cosa dice Messina? Vorrebbe come unica scelta logica eh, sospendere le competizioni europee e consentire alle leghe nazionali di terminare ognuno i proprie, le proprie stagioni nei prossimi quattro mesi. Quindi giochiamo tutte le domeniche e tutti i mercoledì visto che viaggiare all'interno dei propri paesi è più semplice. Dopo, e qui usa un, un avverbio probabilmente, a marzo ed aprile riprendere i tornei internazionali sperando che le cose si siano, diciamo così, calmate, auspicabilmente per prepararsi poi al torneo olimpico. Ma secondo voi è fattibile una soluzione del genere, Walter? Ma io sulla prima parte sono d'accordo, cioè eh. che tutti i vertici nazionali, internazionali, devono magari riunirsi e cercare di capire quale soluzione prendere o, o avere un, diciamo, una linea che possa, essere, che possa andare a vantaggio di tutto il movimento internazionale sono d'accordo. Che poi nella seconda parte, sulla seconda parte non sono d'accordo e penso che si, ci si possa anche indirizzare verso un discorso di interessi personali per, no, per, per quello Milano. riguarda Milano rispetto sì. a quelli che sono gli interessi oppure no a livello di tutti perché giocare fino a marzo ok, sicuramente a porte chiuse penalizzati sì. ai massimi livelli va bene poi da marzo cosa facciamo? Tutte le squadre vanno in vacanza e vanno a vedere le partite dell'Eurolega cioè con, sì, aspettando sì. A settembre prossimo e magari le partite dell'Eurolega sperando che il Signore ci faccia la grazia che questo virus piano piano ci lasci magari poi le partite di Eurolega giocare davanti a 10.000 persone, ce lo auguriamo tutti, ma non mi sembra tanto corretto, eh, fattibile, tanto, corretto, diciamo. tanto sì, fattibile, sì, sì. né tantomeno che sia nell'interesse di tutti una cosa del genere. Eh. Poi, ettore, è un grande, ripeto, sulla prima parte sono d'accordo, incontrarsi tutti sì. e decidere, però sulla seconda, sul fatto di spezzare le due, le due manifestazioni, in maniera così netta assolutamente non sono d'accordo. Sì, diciamo che nel lui, calcio gli avrebbero chiuso la porta in faccia, neanche sì, avrebbero ricevuto la lettera. Anche questo altro, <ride> sicuro. Eh, lui probabilmente più che eh, Prodomo Omnes parla Prodomo suo, nel senso sì. che pensa più all'interesse suo, anche perché lui dietro ha un proprietario ricchissimo che ovviamente mette in secondo, se non in terzo piano, gli incassi, per cui lui dice io preferisco chiudere così fino a marzo, praticamente e probabilmente senza pubblico, perché nella migliore delle ipotesi ci potrà essere pubblico da gennaio a questo punto per come sta maturando questa dannazione del Covid. Eh, invece per squadre tutte le altre, io direi, eh, soprattutto la VL, ha messo a bilancio esatto. una cospicua somma che in questo caso senza pubblico non entrerebbe, e sì. sarebbe un problema finanziario molto serio, quindi diciamo che Messina ha pensato più agli affari suoi che agli affari generali di tutta la Serie A. Benissimo, ci interrompiamo un attimo, lasciamo lo spazio alla pubblicità. Allora riprendiamo la nostra trasmissione insieme a canestro nella rassegna delle vecchie glorie che hanno fatto la storia del basket pesarese. Dopo il ricordo di Joe Pace eh, che la scorsa settimana ha riempito eh, i giornali, i media, i social, eh, oggi abbiamo una grandissima sorpresa. Abbiamo in collegamento da Kendall nello stato di New York. Niente poco po di meno che Roosevelt Bui, anche qui un applauso. Parte... Spontaneo. Roosevelt, eh, intanto benvenuto. Grazie per aver accettato il nostro invito. Piacere mio, grazie. Come vedete, ci ha onorato con un green screen di Via Togliatti che abbiamo scoperto è stata la sua casa durante gli anni pesaresi, dal 1980 al 1982, lui era il pivot di quella squadra, eh, ci piace ricordare che anche Walter qui, è qui presente, ti saluta, uh, Roosevelt, una squadra costruita dopo i mezzi infarti che avevamo avuto due anni e l'anno prima negli spareggi in salvezza, di, eh, me, contro Venezia e poi contro oh, Mestre e ci piace ricordare come i patron di allora, Il e Walter Scavolini al termine degli Sparigi dissero basta, adesso la squadra che costruiamo sarà competitiva al modo di evitare questi basta finali soffrire, al can... basta, basta di, soffrire, di soffrire, esatto e iniziarono a costruire la leggenda quell'anno arrivarono Mike Sylvester Arrivò oh, questo giovane pugliese quasi sconosciuto che diventerà uno dei più grandi giocatori italiani di sempre. È la Fortitudo Bologna, ancora si es Esatto. Fine della Fortitudo. E, e i due statunitensi che composero quella grandissima formazione. Uno era Rus del l'altro è l'indimenticato Trottolino Wilbur Holland. Che spettacolo! E, che con Amos Benevelli completarono il quintetto di quei due campionati. Poi Holland venne sostituito da Chichanovic, ma questa è un'altra storia, come dice Buffa. Il resto erano tutti ragazzi pesaresi, se vi ricordate, Maggiotto, Procaccini, Peppe Ponzoni, due fratelli Terenzi, Ovani ed Alessandri e il coach era il famoso Peter eh, Scanzi. Roosevelt in quei due anni eh, giocava 37 minuti di media partita. Ricordiamo ai più giovani che non c'era il tiro da tre punti e c'erano due tempi da 20 minuti. Quindi aveva delle statistiche eccezionali. Beh, diciamo che a Roosevelt il tiro da tre punti <ride> gli interessava poco, Esatto, gli interessava poco. <ride> esatto. 73 partite con Pesaro, 16 punti.6 di media il primo anno e 15,4 il secondo anno. Roosevelt qui a Pesaro ti ricordano tutti con un uh, immenso. Eh, piacere ed amore guarda per me quando sono arrivato a Pesaro è stato una cosa stupenda perché mi sono trovato lì da giovane con quel ragazzino che, che è lì con Walter che abbiamo mangiato sempre insieme abbiamo eh, anzi sì, sì. abbiamo fatto pranzo e cena insieme per due anni e mi ha fatto 300.000 domande ogni giorno Roosevelt, raccontaci di quando abitavi lì a Via Togliatti e i ragazzi ti fermavano per andare a raccogliere i frutti sull'albero. Sì, beh, ma io ero, ero già a Pesaro un po' di tempo. Mi sentivo un po', sai, in mancanza degli Stati Uniti. Eh, prima della partita andavo, andavo giù a lavare la macchina per calmarmi, per rilassarmi un attimo. Poi uh, vedo un gruppo di ragazzini che mi viene vicino e hanno provato a dirmi qualcosa e non ho capito bene quello che mi dicevano poi mi ho preso uno per la mano con questo gruppo siamo andati in giro in, uh, in uh, lungo mare lì e hanno preso tutti i cacchi che potevano arrivare loro che erano piccolini Invece mi ho portato in giro, ho preso tutti i cacchi, molto molto in alto, e dopo che io non capivo perché non ho mai visto quel tipo di frutta, allora uno di quei ragazzi ha preso frutta, spaccata in metà, mi ha fatto assaggiare e ho detto adesso ho capito perché volevo. Molto buono, ma è stato lì dove ho cominciato a capire, sai, eh, basta, basta con calma, gioca a pallacanestro, poi tutta la gente con me erano... Cioè, favolosi Roosevelt, ti ringraziamo di questi bellissimi ricordi. Hai votato nei giorni scorsi a Kendall lo spoglio delle elezioni come è avvenuto? Chi ha vinto Biden o Trump? Eh, secondo me eh, vince Trump. Um, eh, io ho votato, ma secondo me vince lui perché. Eh, ha cominciato a fare molte cose ci sono tante cose dette sul nostro post sul nostro eh, media che secondo me non, non sono giusti però eh, vince o perde io sono sempre americano col cuore in italia <ride> ma faccio quello che devo fare Roosevelt è... Abbiamo visto che vivi vicino a un lago, tutte le mattine ti alzi, hai questa meravigliosa veduta eh, sull'acqua e, e io ti vedo ogni giorno che prendi la tua bar barca e vai a pescare e poi catturi dei pesci enormi. Ti ho anche chiesto in privato, ma te li mangi tutti? Hai di... Sei sottoposto a una dieta ittica. Guarda, mi piace tantissimo pescare, devi sapere che... Io ho, cominciato a pescare quando avevo, anzi, io ho cominciato a giocare con pallacanestro quando avevo 14 anni. Ho cominciato a pescare quando avevo 6 anni. E poi, quando venivo in Italia, non potevo pescare perché dovevo giocare per almeno 10 mesi. Allora, prendevo tutti i libri e studiavo come pescare. E tutti i modi, eh, ho imparato come utilizzare anche fly, fly fishing. Ah ma io uso tutto, vivo, finta, se ci sono i pesci in acqua li, butto, li prendo fuori. Walter vuoi fare una domanda a Roosevelt? Ma ne farei tante di domande, ma siccome gliene facevo troppe, gliene facevo troppe i primi anni, quando ci siamo conosciuti in campo, appena arrivati a Pesaro, che sarà anche stufo di sentirmi fare le domande, no? ci siamo sentiti anche ieri con Roosevelt, è un'amicizia veramente fantastica, è il mio fratellone, e ci sentiamo spesso, quindi questo mi fa piacere. Mi se <ride> sentito ancora anche a oggi, però con Rusi abbiamo veramente un rapporto eccezionale. Michele. Sì, dunque volevo salutare Roosevelt, anzi Rusi, no? perché appena lo chiamavamo. Rusi, lo sì. chiamavamo. Volevo chiedergli che fine ha fatto quell'enorme quell capigliatura che lui portava a spasso per tutto il campo. Guarda che eh, prima di tutto, Walter lo sa che io ero fuori con, con, ero fuori con Walter quando ha conosciuto Donatella anche. E, er, veramente ero fuori con, con Walter e i suoi amici quando ha conosciuto anche sua moglie. Grazie Rudy. Allora... E niente. Oh, eh, numero due, in NCAA, abbiamo giocato contro Joe Berichero che erano nel primo posto in NCAA. E, Stavo per partire a giocare là a Perdú. Il mio vicino e la mia squadra eh, ha detto, guarda Ruggi, se vinciamo là, quando rientriamo lunedì, deve tagliare i capelli. Io ho detto, sì, sì, va bene. Siamo andati là, abbiamo vinto. E sono, quando sono rientrato, mi sono tagliato i capelli, mi ho messo dentro una, una cucina. Non so dove è andata a finire. Però eh, a Pesaro eh, sai che non c'era. Walter, eh, ehm... ti ricordi il, il signore di... e sua moglie? C'è lei che mi dava qualche tagliettino ogni tanto perché avevo i capelli come. oh, era un po' wild. E comunque, Rusi, quella capigliatura ha fatto sognare tantissime ragazze qui a Pesaro. Diciamo le cose come stanno, Michele: giusto? assolutamente sì. Roosevelt, siamo in conclusione. Se vuoi salutare tutti i tifosi che, come dicevo all'inizio, ti ricordano con immenso affetto. Sì, sì, volevo salutarli tutti perché io mi ricordo le cose più, più incredibile, quando, quando ho fatto il mio primo allenamento lì a, a, a Pesaro. Sono rientrato in campo c'erano 4.000-5.000 persone e subito avevo paura perché eh, credevo che avevo letto male il. Il schedule per, per le partite e sono entrato in campo e mi sono guardato in giro. C'erano 4-5 mila persone. E ho detto: Ok, qui è un posto dove si diverte. Mi ricorderai sempre. Roosevelt, ti ringraziamo moltissimo eh, della tua partecipazione, ci ha fatto un immenso piacere. Spero anche ai nostri telespettatori che hanno potuto ammirare la simpatia. E congratulazioni, complimenti, perché il tuo italiano è veramente rimasto, oserei dire, perfetto. Guardami, vedrai che Walter mi ha detto ieri che mi dà le, le chiavi di casa. Casa dopo arrivo, Walter, vedrai. Grazie mille. Grazie mille. Ciao, ciao. Ciao. Siamo arrivati quindi anche oggi al termine della nostra trasmissione, ricordiamo che potete partecipare anche voi da casa insieme a Canestro inoltrandoci i, nostri messaggi via, i vostri messaggi al numero di Whatsapp che va in sovraimpressione 346-367. 3780. Non ci resta che salutarvi, darvi appuntamento a giovedì 12 novembre, sempre alla stessa ora, stesso canale. In sovraimpressione anche tutte le programmazioni delle repliche perché insieme a Canestro non è soltanto invisibile il giovedì alle 21:15, ma in, nelle altre giornate che potete vedere se ve la perdete in Prime Time ovviamente anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito eh, internet. A proposito invitiamo tutti i nostri telespettatori a eh, mettere mi piace e, e a seguirci sulle nostre pagine social Instagram e Facebook. Ringraziamo i nostri ospiti Marco Filippovici, Michele Zavagnini e Walter Magnifico. E buon fine settimana e ci vediamo giovedì prossimo.